Questa mattina i carabinieri hanno sequestrato quasi 500 piante di cannabis sui Monti Lattari. Le loro infiorescenze avrebbero inondato il mercato della droga di hashish e marijuana. Dal 28 maggio ad oggi oltre 2.000 piante che avrebbero fruttato, una volta commercializzate, circa 5 milioni di euro. Ancora una piantagione di cannabis individuata nell'area dei Monti Lattari, nel versante montuoso che circonda la cittadina di Gragnano, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno scoperto numerosi filari di cannabis destinati alla produzione di marijuana e hashish. Scovate grazie alla capillare conoscenza del territorio, dei militari e alle potenti telecamere installate sull'elicottero dell'arma, le piante ricoprivano una vasta area, difficilmente raggiungibile con mezzi convenzionali. Quasi 500 fusti sequestrati, campionati e distrutti in loco. Le infiorescenze, introdotte nel mercato nero della droga, avrebbero fruttato sotto forma di marijuana o hashish guadagni milionari ai narcotrafficanti. Quella di oggi è solo l'ultima delle molteplici operazioni antidroga del Comando Provinciale di Napoli, volte a contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti.